Il drago prezzemolo compie 41 anni. È ancora un giovanotto perché per un drago la vita è molto lunga, no? È eterna. Avevo appena iniziato a lavorare per Gardaland, ero fresco di rientro dagli Stati Uniti dove ho lavorato alla Walt Disney e mi chiesero di fare una mascotte, il simbolo di Gardaland e pensavano a una farfalla. Io sconsigliai di fare la farfalla perché non era un personaggio adatto a fare una mascotte, non si poteva vestire, era difficile per farlo interagire con i bambini. Così pensai al drago, il castello, c'era l'ingresso che era il castello medievale, il drago calzava pennello. E iniziai a fare degli studi, dei bozzetti, dei disegni, dei movimenti e poi realizzai un prototipo che ho qui con me. Una scultura del drago per far vedere come poteva essere in tre dimensioni. Questa era la prima versione che avevo realizzato del drago prezzemolo. Così ebbi subito l'approvazione, piacque il drago e realizzammo subito dei giocattoli. Cioè questo era il prototipo che avevo dipinto io, realizzato dalla ditta FIBA, fatto di gomma speciale. E poi era stato fatto il personaggio in vendita. Nello stesso tempo realizzai subito il costume. Nei miei laboratori realizzammo il costume e portai il drago prezzemolo in prima serata a Super Flash, programma di Mike Buongiorno, mio caro amico. Era un programma dedicato ai bambini e fece arrivare anche dagli Stati Uniti, dalla California, i personaggi cari ai bambini, perciò c'era Topolino, Pippo, Paperino, Pluto. Questi personaggi, il drago prezzemolo si unì a loro. Avevo fatto fare uno sfondo del castello di Disneyland e il drago era entrato in questo mondo magico della fantasia dei theme park. Fu un grande successo. Il giorno dopo, a Gardaland era un delirio. C'era un animatore che girava col costume del drago prezzemolo, che faceva le fotografie con i bambini, insomma un grande successo. Il drago negli anni poi è cresciuto e io realizzai già un'altra modifica alla testa del drago, modificai, lo resi un po' più simpatico. Poi agli anni a venire vennero fatte delle modifiche, degli aggiornamenti. E così il drago prezzemolo rivive, c'è il suo padiglione. Ai tempi avevamo realizzato la galleria del drago prezzemolo, dove c'è la casa del drago, il drago che con la tazza di caffè. Ecco, a me fa molto piacere, mi sento il papà io del drago prezzemolo, perché anche se ci sono stati fatti degli aggiornamenti, se è stato modificato, è un po' come Mickey Mouse, che è nato da Walt Disney. Sono stati fatti aggiornamenti, cambiati, tanti artisti hanno fatto la loro versione, così Prezzemolo andrà avanti nella vita, potrà subire altre trasformazioni, ma ci tengo a essere il papà del drago Prezzemolo. Questo sarà sempre un personaggio a me caro, che ha avuto successo, sta avendo ancora successo. E avevo dedicato tanto tempo, insomma, per studiare, per arrivare a fare questo personaggio. Così prezzemolo e fa divertire i bambini, questa è una gran bella cosa. Una cosa importante che vorrei mandare un messaggio ai giovani che vogliono fare questo lavoro, che vogliono fare i creativi: bisogna perseverare. Quando si pensa di essere arrivati a un buon livello, bisogna ricominciare da capo, rivedersi continuamente, autocriticarsi, perché è un lavoro meraviglioso e bisogna lavorare tanto come in tutte le cose, perseverare e applicarsi tanto. Il mio sogno era lavorare alla Walt Disney e sono riuscito ad arrivare alla Walt Disney. E questo è quanto vi consiglio. Ho aiutato tanti ragazzi io insegnando, dando dei consigli per poter fare questo lavoro. È un lavoro meraviglioso, ci si diverte e si è sempre un po' fanciulli. Perciò vi auguro tanta fortuna a tutti e buon lavoro. Ciao.